Buonasera, siamo qui alla Maracanã, sesta giornata, Napoli-Everton, una vittoria di misura del Napoli, ha vinto 11-3 contro l'Everton, grande prestazione di tutto il Napoli, ma soprattutto del bomber Giovino che sembra essere rinato con questi 5 reti, grande prestazione Giovino. Sì, è stata una grande prestazione un po' di tutta la squadra, siamo partiti subito forte, avevamo intenzione di vincere. Queste partite non le sbagliamo, la nostra squadra quando si combatte riparte con tutti concentrati, siamo difficili da battere. Giocavate contro la terza in classifica, ancora imbattuta, era una partita questa ostica, ma voi l'avete portata a casa senza troppi problemi, questo Napoli fa davvero paura. Sì, ce la giochiamo con tutte e se riusciamo ad esprimere il nostro calcio è difficile batterci, specialmente in avanti, siamo fortissimi, c'è Testa che offre sempre assist bellissimi, quindi siamo una coppia d'attacco esplosivi. A quota 50, quella scommessa fatta qualche settimana fa, vuole arrivarci? Pensa di poterci arrivare a breve? Non lo so quando ci arrivo, spero di vincere tutte le partite, poi chi segna, però penso che il nostro potenziale d'attacco supererà i 100 gol sicuramente. Quel gol di spalla lo voleva fare oppure è stato casuale? È stato del tutto fortuito, la voleva stoppare, girava la palla e mi è caduto sulla spalla. È il caso di dire che questa sera è andato girato tutto nel verso giusto al bomber Giovino che adesso è quota 19 se ne fai. Se non erro 19. 19, il capocannoniere 22, questa sera però non ha segnato. Te vuole anche raggiungere questo titolo oppure pensa solo al Napoli e alla vittoria del campionato? Penso solo alla vittoria del campionato, poi contro di noi abbiamo una difesa fortissima, non siamo difficile segnarci anche per i grandi attaccanti, per i capocannonieri. Va bene, ringraziamo Omer Giovino, grazie anche alla prossima, ci vediamo subito dopo, ci sarà Atletico Real Madrid. Allora, buonasera, benvenuti al Maracanã, siamo qui al Trofeo Jack, appena finito Real Madrid Porto, una partitissima 5-4, ci ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine, ma permettetemi di dire che questa partita è cambiata dal primo al secondo tempo con l'ingresso in campo del mister Piscitelli, ha detto qualcosa ai suoi, la partita è cambiata, sono stati molto più ordinati. Che cosa da dire, che cosa ha detto soprattutto ai suoi uomini? Sempre il pagliaccio. Vi ringrazio sempre per la stima. Stasera è stata una bellissima partita, la verità molto tirata e devo dire che Antonio stasera ha giocato un gran match, Nunziata, come tutti del resto, anche se forse siamo un po' in debito d'ossigeno, vero Nunziata? Abbiamo qualche defezione sicuramente, anche perché insomma non abbiamo il portiere, ma Barone lo sostituisce in grande stanza. Dicevamo Nunziata, proprio lui è il migliore in campo di questa partita, anche se noi l'avremmo dato a Piscitelli, non si può fare, però è stato anche il mister ha detto che è giusta la partita migliore in campo per te, come mai hai ritrovato la forma finalmente alla quinta partita, alla sesta partita, ora finalmente sei in forma. No, sono contento per la prestazione, ma soprattutto sono contento per la vittoria e per tutti i miei compagni, questo ci serve da lezione, ancora oggi abbiamo sbagliato un'altra partita, che abbiamo rischiato di pareggiare una partita che non meritavano assolutamente di pareggiare e le numerose occasioni che abbiamo avuto che non abbiamo concretizzato. Quello che ci prendiamo sono i 3 punti, ma il gioco dobbiamo ancora migliorare.
questo Porto vi ha messo in difficoltà, lo pensavate all'inizio? Sì, sono dei giocatori bravi, molto tecnici, non alfieri, deve essere una bella partita, ci siamo divertiti. Abbiamo meritato alla fine. Cosa è stato questo Porto che avete difficoltà e che ti dà una analisi un po' più tecnica? L'altro lato, cioè Venezia gioca comunque giocatori come Antonio Alfieri, gioca in senso nato, lo stesso Andrea, che tutti scuola Casa Marciano, questi ragazzi. Li conoscevano a memoria questo momento? No, sì, ma poi c'è anche Pasqualino che è stato 2 anni per me a Rusta. Tutti amici, loro sono una buonissima squadra. Noi credo che sicuramente sbagliamo troppo nella conclusione, nel chiudere l'azione, addirittura 3-1, divoriamo gol impossibili, ho visto stasera qualcosa di eccezionale con Casalini, lo stesso Napolitano, diceva bene Antonio, cioè la squadra c'è. Se recuperiamo il portiere, però dobbiamo migliorare nel gioco e non possiamo soffrire così con squadre che, anche se sono di buon livello, ma noi siamo abbastanza forti. Buonasera, siamo qui a bordo campo col migliore in campo Sky, Daniele Spampanato, giocatore dell'Atletico Madrid. Partita finita, diciamo, con tanti gol, uno anche tuo, con grande qualità e soprattutto quantità per garantire ancora una volta altra vittoria per l'Atletico che prosegue questa corsa. Sì, l'abbiamo dedicato al nostro patrono Nappi, assente. Siamo partiti con lo spirito solo per lui, Nappi. Poi vabbè, la partita è stata abbastanza facile, siamo partiti subito forte e abbiamo chiuso subito la partita. Contro la Dinolfi, che comunque è meglio che ritira la squadra. Dato che tanti sono contro, diciamo, il padron Nappi per i suoi modi, diciamo Polla Ferrero, padrone della Sampdoria, cosa avete da dire a riguardo del Napoli, del Fenerbahce che tra 15 giorni affronterete? Loro dicono che sono i vostri, diciamo, la vostra portata. Voi cosa pensate rispetto a loro? Io la penso diversamente, loro sono i favoriti, noi è un sogno, speriamo che rimaniamo fino alla fine a pari punti, speriamo, non ci crediamo neanche noi. Squadra molto giovane quella di Nappi, intanto stasera vinci dunque il migliore in campo. Il ticket per la pizza lo spenderai subito, Daniele. No, a fine campionato tutti insieme lo andremo a consumarlo. Quindi ringraziamo a Daniele, migliore in campo Sky, chiudiamo così Valencia 2, Atletico Madrid 11, linea regia.